E salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e benvenuti in una nuova puntata su FIFA 17 nella modalità carriera allenatore con il nostro Borussia Dortmund e la nostra nazionale italiana, oggi impegnata nelle ultime partite della fase gironi di questo europeo. Signori, Danimarca e Austria e poi match con il nostro Borussia Dortmund contro il Wolfsburg. Nel frattempo il calciomercato si è concluso e la Juventus ha venduto Zuma al Bayern Monaco. Ok, giocheremo così qui in trasferta con Rinaldi in porta, Mattiello, Romagnoli, Rugani e Florenzi, al centrocampo Insigne, Mancini, Ferrari, Berratti e Bernardeschi, in attacco unica punta Belotti. Andiamo! Le squadre sono scese in campo, grandi responsabilità per Stefano Mancini con la numero 10 sia in nazionale sia nel Borussia Dortmund. Il match è iniziato e vediamo se portiamo a casa anche qui una vittoria. Danimarca che attacca, bravo, Mancini ruba il pallone, Mancini salta l'avversario che fa fallo in scivolata. Al quindicesimo deve assolutamente arrivare l'ammonizione. Azione Mancini per Verratti, Verratti ancora per Mancini, il numero 10 la scarica, il portiere la butta in corner. Punizione per la Danimarca, pallone nell'area di rigore, attenzione qui, il pallone esce fuori. No, 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 la Danimarca ci prova. 1-0, 1-0 per la Danimarca, Eriksen segna di testa. Ecco qui la difesa che si è fatta cogliere impreparata e Eriksen di testa sul palo di Rinaldi, nulla da fare, 1-0. Ancora Danimarca, il pallone è lì, Rinaldi questa volta si distende e blocca. Siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo. Brutta Italia, ancora fuori condizione. Siamo in prima posizione attualmente nel girone, ma non possiamo perdere, se no il Belgio ci viene a prendere. Andiamo nel secondo tempo. Ancora Verratti, l'allunga molto bene Bernardeschi. Bernardeschi la mette. E da, oh, Belotti non fa un movimento. Staffè fuori. Esce Belotti, entra Cerri. Bene, toccala, molto bene, Verratti si è infilato, Verratti la mette in mezzo, Cerri a vuoto, il tiro di Insigne fuori, dai, dai che è maturo il gol, guardalo, c'è Mancini libero, Mancini sulla fascia, molto bene, Mattiello, si è infilato Mattiello, la mette in mezzo, il portiere respinge, Cerri, e si salva la difesa, non c'è spazio, dobbiamo far girare il pallone, il tocco a Verratti, Verratti ha un po' di spazio, poteva anche pensare al tiro, ma non vuole sprecare questa occasione. Punizione dal limite. Attenzione al 72esimo. Mancini posiziona il tiro, la barriera salta in ritardo e il portiere la blocca. Esce Verratti, entra Baselli, entra El Shaarawy, esce Insigne. Passaggio, ok, Bernardeschi. Bernardeschi la mette in mezzo e niente da fare. Spazzano, spazzano, siamo nei minuti di recupero, ragazzi, perdiamo contro la Danimarca, perdiamo contro la Danimarca, molti giocatori italiani sono ancora fuori forma. E nel frattempo il Belgio ha vinto 6-0 contro la Bulgaria. Questa è l'attuale classifica, nella prossima partita dobbiamo vincere per rimanere in prima posizione e concludere questo girone. Attualmente abbiamo una sconfitta non contro il Belgio ma contro la Danimarca. Sono costretto a rifiutare l'offerta per il prolungamento del contratto che mi aveva proposto. L'apprezzo molto, ma credo sia arrivato il momento di cambiare. Quindi Mattiello ci vuole lasciare. E adesso cerchiamo di battere l'Austria. Formazione scelta, faremo turnover, anche se perdiamo questa partita siamo qualificati, ma cerchiamo di vincerla per qualificarci in prima posizione. In porta ci sarà Leali, a sinistra in difesa ci sarà De Sciglio. Per chi non lo sapesse, De Sciglio sa fare anche il terzino sinistro. In difesa sempre Tonelli, Caldara e Florenzi, al centrocampo El Shaarawy, Sturaro, Benassi, Baselli e Berardi, unica punta Gabbiadini. Il nostro Belotti non è stato convocato in questa partita. Vabbè ragazzi, cerchiamo di vincere questa partita. Dai, andiamo a battere. Il match è iniziato. Benassi vede il numero 23. Sturaro, palla al piede. Sturaro deve dare un'ottima impressione di sé perché è stato convocato da pochissimo. Colpo di testa, calcio di rigore.
Fallo di mano netto. Rigore che batterà Baselli. Numero 18 carica il tiro. Baselli! Al settimo minuto, 1-0 Italia. El Shaarawy. El Shaarawy finta. Si gira, si accentra. La tocca Gabbiadini. Gabbiadini sponda per Baselli. La deviazione ancora Gabbiadini. L'ha colpita male. Il portiere si distende e blocca. Si è fatto male un giocatore della Danimarca per questo contrasto di Caldara regolare sul pallone, ma molto pericoloso. No, no, non ci credo. Non ci credo. Romagnoli stoppa il pallone e in un... Non era Romagnoli, era Caldara. Era Caldara. 1-1. Abbiamo fatto la frittata al 45esimo. Attenzione perché perdiamo la prima posizione così. Gabbia. La tocca. Berardi. Berardi. Berardi finta. Ancora Berardi. Si porta via il pallone. Ancora il tocco. Vai così, vai così. Baselli, Baselli. La passa del Shaarawy. Bravo Baselli. Bravo Baselli. Mamma mia signori, che gol. Bravissimo Baselli. Bravissimo, bravissimo. Ecco perché preferisco Baselli a Verratti, perché fa degli inserimenti incredibili. No. No, no. Un altro errore. Un altro errore. Un altro errore. 2-2. E poi Leali si porta il pallone in porta con il piede. Rivediamo. Un altro errore difensivo. Tonelli e Caldara insieme non possono giocare. E guarda Leali. Tutto da capo di nuovo. Neanche il tempo di esultare. Inserimento. Fallo lì. Si continua. Il tocco, il tiro. Mamma mia Sturaro. Esce Gabbiadini. Entra Cerri. Entra Insigne. Esce il Shaarawy. Entra Romagnoli. Esce Caldara. Assolutamente. Calcio d'angolo per l'Austria. Siamo all'84esimo. Con il 2-2 e con la vittoria del Belgio perdiamo la prima posizione dopo che abbiamo dominato questo girone. Ma adesso abbiamo problemoni. Guardate il tuffo di Leali. Cerri. Molto bene, si inserisce. Ok, infilati. Il tiro. La deviazione del difensore. Il numero 3 salva tutto. Mamma mia Baselli. Forse usciva pure fuori il pallone, eh? Ancora un pallone in mezzo. Ancora un colpo di testa che non arriva. La difesa deve spazzare. Berardi va a pressare. Niente da fare. 3 minuti di recupero. Sta per finire questo match. L'Italia prova a fare un'ultima azione. Perde tempo l'Austria, che non ci guadagna nulla con il 2-2. Incredibile. L'Italia rischia il primo posto. Vediamo il risultato del Belgio. Il Belgio ha battuto la Danimarca 2-1. Quindi ci qualifichiamo in seconda posizione. È proprio un periodo sbagliato per i giocatori italiani, che non hanno ancora una condizione ottimale. Perdiamo la prima posizione, ci qualifichiamo in seconda con 21 punti. Va bene ragazzi, comunque stringeremo i denti e cercheremo di arrivare in finale. E adesso finalmente signori, siamo ritornati con il nostro Borussia Dortmund e affronteremo il Wolfsburg. Ok, oggi ci sarà il debutto di Bentancur e di Carvajal. Questa è la formazione. Lombardi, ovvero l'87, cresciuto tantissimo. In difesa, Mattiello, Nastasic, Bartra e Carvajal. Al centrocampo, Costa, Mancini, Bentancur e Madeira. In attacco, Schick e Gabriel dal primo minuto. I sostituti sono Burki, Kim, Ponce, Bakayoko, Ferrari, Josviak e Werner. Andiamo in partita, vinciamola! Eccolo qui Carvajal. Tutto pronto per il suo debutto. Eccolo qui Bentancur. E tutto pronto. E tutto pronto. Allacciate le cinture. Oggi il Borussia Dortmund cercherà di vincere questa seconda partita di Bundesliga. La prima è andata molto bene. Il match inizia. Attenzione. Contropiede su un fallo. Attenzione, contropiede su un fallo. Attenzione, arbitro. Douglas Costa, palla al piede. La tocca Mattiello, Mattiello a spazio. Prova il tiro, il portiere si distende. Corner, andiamo. Gabriel, scatta Gabriel, il tocco. Gabriel, Barbosa, la parata. Il tiro a porta vuota. Mancini ruba il pallone, Mancini, palla al piede,
Ancora lui, la tocca molto bene. Madeira si è infilato. Madeira la tira fuori, poteva metterla in mezzo. 39esimo il passaggio a Madeira. Madeira per Bentancur, ottima prestazione, migliore in campo attualmente. E poi c'è questo tiro, il portiere fa una grande parata. Corner, finisce il primo tempo 0-0. Abbiamo fatto la partita ma non riusciamo a sbloccarla. Bene, vai Costa, vai Costa, non perdere tempo, vai Costa, vai Costa. E il portiere sta parando di tutto. Fuori Madeira, non mi è piaciuto. Entra Josviak, entra Ferrari, esce Bentancur, entra Silvio Ponce, esce Mattiello. Ok, dalla, Schick, salta l'avversario, Schick, la va a toccare a Gabriel, Gabriel, Gabriel Barbosa. Perché ha la barba? È Barboso, è Barboso. Sì, in trasferta, 1-0 Borussia Dortmund. Bravo Schick che è andato ad appoggiare quel pallone. Ha protetto davvero molto bene il pallone. Ma Gabriel Barbosa si conferma un grande acquisto a parametro zero. Un Borussia che nel secondo tempo riesce a sbloccare le partite. Adesso non tiriamoci i piedi e teniamo questo vantaggio. Cini per Ferrari, Ferrari per Gabriel, Gabriel, Gabriel Barbosa. Ferrari e Mancini costruiscono un'azione incredibile. Mancini da un pallone filtrante stupendo al bacio e Gabriel Barbosa in pochissimi minuti fa la doppietta. Guardate la giocata, Mancini, Mancini, Ferrari, Ferrari, Gabriel Barbosa, 2-0. Schick, guardalo, Gabriel, 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 arrivaci, peccato. Se faceva la tripletta, aprivo la porta e me ne andavo. La va a toccare a Ferrari, Ferrari, se ne va, ancora Ferrari, sterza Ferrari, attenzione, la va a toccare a Douglas Costa. Douglas Costa, 3-0 Borussia Dortmund, signori, 3-0 Borussia. Mamma mia, Ferrari appena entrato in questa partita ha cambiato le sorti del match. Guarda Ferrari, guarda Ferrari. Comunque guardate Gabriel Barbosa che si porta via due difensori con quel taglio, davvero ottimo. Applausi, finisce 3-0. Abbiamo avuto grandi difficoltà in questo match, così come nella prima partita di Bundesliga, ma nel secondo tempo il Borussia Dortmund ha tantissime energie da regalare e riesce a ribaltare, riesce a fare tanti gol nel secondo tempo. Bravissimo Gabriel Barbosa. La difesa del Dortmund si conferma una grandissima difesa. Attualmente questa è la classifica, tutte le altre squadre devono ancora giocare, ma attenzione perché sono arrivati i sorteggi di Champions League. Secondo voi quali squadre saranno presenti nel nostro girone? Andiamolo a vedere. Girone F, Borussia Dortmund, Olympique Lione, Villarreal e Anderlecht. Non male. La Samp si trova in un girone inguardabile. Povera Samp. La Juventus ha un girone semplice. Ha lo Sporting, il Rapid Vienna e il Wolfsburg che può battere facilmente. Quindi ragazzi, nella prossima puntata affronteremo il Villarreal, prima partita della fase girone di Champions e due partite di Bundesliga. Se questa puntata vi è piaciuta lasciate un bel like, condividete, commentate. Un bacione a tutti da Pier Dark Knight 91. Ok. Addio. Esci. Ma ce l'hai qua, eccolo.